Ok, dopo aver visto i concetti principali sulla corrente elettrica, almeno la corrente elettrica in regime di corrente continua, proviamo a fare qualche esercizio. Io vi proporrei, cominciando da quelli più semplici, il 3 a pagina 280, che dice: la lampadina di un flash è percorsa da una corrente elettrica I che vale 0,18 ampere. Ok? Se immaginiamo un intervallo di tempo delta t di 78 secondi, qual è la carica che ha attraversato questo elemento di circuito, la lampadina, e quanti elettroni formavano questa carica? Quindi qual è la carica, quale il numero di elettroni? Adesso, ok? Allora qui è sufficiente applicare la definizione di corrente. L'intensità di corrente vale la carica che ha attraversato il circuito, in particolare ha attraversato la nostra lampadina, diviso l'intervallo di tempo durante il quale la carica è passata, per cui la quantità di carica non faccio altro che la ottengo moltiplicando l'intensità di corrente per l'intervallo di tempo. Devo solo invertire la formula. Quindi, quanta carica è passata? Scusate, qui ho usato un delta qui, no, lo metto anche qua. Sarà la corrente 0,18 ampere per 78 secondi. Vi ricordo che l'ampere è il coulomb fratto secondo. Secondi e secondi si semplificano e mi rimangono coulomb. Se siamo fortunati, ho la mia calcolatrice e quindi abbiamo 0,18 per 78, se leggo bene, e vengono 14,04 coulomb. Ok? Quanti elettroni sono passati per questa lampadina in questo tempo? Allora il numero di elettroni lo ottengo dividendo la carica che abbiamo trovato diviso la carica elementare dell'elettrone. Qui possiamo anche lasciar perdere il segno perché ci interessa il numero delle particelle. Quindi abbiamo 14,04 coulomb fratto 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. Al solito dividiamo i due coefficienti, 14,4 diviso 1,6 e viene 8,77 per, ho 10 alla meno 19 al denominatore, al numeratore ho 10 alla più 19. Quindi circa 9 per 10 alla 19 elettroni. Lo rapprossimano un pochettino più drasticamente, ma il senso è quello. Ok? Ancora una cosa. Se guardate, ecco, il 9, lo copio il disegno, il 9 vi propone un grafico dove in ascissa mette la differenza di potenziale delta V, in ordinata la corrente I, e poi fa due grafici, uno in rosso, che è questo, chiamiamolo grafico rosso, e l'altro in blu, che è fatto in questo modo. Ok? E dice, no, le chiamano A e B. Scusate, questo era A, quello invece che è rosso lui lo chiama A e il blu lo chiama B. Lo leggo male perché è un po' piccoletto. Quale dei due rappresenta la legge di Ohm? Beh, qui è abbastanza semplice vederlo perché l'unico dei due grafici che è lineare è la A, dove la corrente è proporzionale. Direttamente proporzionale alla differenza di potenziale, mentre nell'altro caso l'andamento
è un andamento curvo. È vero che la corrente cresce con l'intensità potenziale, ma non è più vero che è direttamente proporzionale. Qui a raddoppiare della differenza di potenziale la corrente aumenta più di quanto non aumenterebbe se fosse lineare. Ok? Quindi questo rispetto alla legge di Ohm, questo è non ohmico. Domande? Ok, vediamo se ne troviamo qualcun altro. Proviamo il 12, anche questo è molto semplice. Dice quale differenza di potenziale, di quale delta V, deve essere applicata, deve avere una batteria per far correre una corrente I di 0,55 A quando la resistenza è di 40 ohm. Usiamo la legge la prima legge di Ohm, la corrente I vale differenza di potenziale fratto resistenza, prima legge di Ohm, per cui la nostra incognita è la differenza di potenziale. Ah, scusami, certo. Prego, senz'altro. Posso proseguire? Grazie. Quindi la differenza di potenziale, invertendo la legge di prima, vale la resistenza R per la corrente I, quindi nel nostro caso specifico 40 ohm per 0,55 ampere, ohm per ampere fa volt, quindi calcoliamo 40 per 0,55, abbiamo 22 volt. Potremmo anche, in teoria, fatemi completare l'esercizio, calcolarci la potenza dissipata, P, come V per delta V, in questo caso per I, oppure R in quadro, oppure V quadro su R. Ho 22 volt per 0,55 ampere e quindi la potenza dissipata è di 12,1 watt, W. Ok? Non lo chiede l'esercizio, ma se non facciamolo, visto che abbiamo fatto anche la legge della potenza. D'accordo? Immaginate di fare lo stesso calcolo usando solo R e I, allora ho R che è, cos'era, 40, per 0,55 alla seconda, sempre 12,1 volte. Ok. Bene. Provate a fare qualche altro esercizio, se ci sono difficoltà ne discutiamo insieme la prossima volta, per oggi ci fermiamo qua.